100 km, si aggrappa alla mano del marito, si fa trainare, è consentito anche questo tipo di collaborazione. Citavi la Paola Pezzo per il décolleté, naturalmente Sì. Paola Pezzo che ha vinto così la sua Olimpiade di Atlanta, la sua prima Olimpiade. Bello, insomma. No, questo gruppo di Roma è fantastico, questo è appunto l'uomo suo, se vogliamo dirlo alla romana, e si sono fatti questa bellissima vacanzina, vacanzina di un giorno, sono partiti di notte, sono arrivati a Rovereto alle 7:10 col treno, siamo andati a prendere in stazione, hanno fatto la Roller Extreme, 100 km sui pattini, e poi niente, è finita la Roller Extreme, una bella grigliata, dopodiché in stazione di nuovo per prendere il treno e tornare ancora a Roma. Cioè, in un giorno solo questi cosa non hanno fatto? È incredibile, lo spirito è giusto, devo È dire. Eugenia Bicciugova da sola ora, da sola verso il traguardo. È in quarta posizione in questo momento. Davanti a lei è Mattia Luconi della Fila Libertas Skating di Piacenza, Emanuele Radice della Cinisello Coop Lombardia e Giulio Gallinelli della Game Ai 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 Parkline. ai ai. È la caduta, questo è quanto dicevamo prima. La rivediamo. La rivediamo perché vale Si la va pena. sul duro. Eccola qui. Ai 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 ai. Bisogna saper Però cadere, scaricare la forza di propulsione, rotolando rotolando sull'asfalto. ti aiuta molto. Ah, qui poi abbiamo trovato dei lavori in corso lungo, d'altronde 100 km di strada, bellissima, non si poteva pretendere C'è stato trovarla. anche lo sterrato in Eh questa sì, avventura. una roller extreme, aggettivi come extreme vanno usati non per caso, insomma. Altre ragazze che partecipano senza velleità se non quella di arrivare a Bolzano. Sì, Questi oltretutto sono roller da hockey, scarponcino normalissimi che alto, trovi in qualsiasi quattro negozio. rotelle, Sì, tra il sì, sì. resto attrezzi che costano Anche veramente poco, poco, sì, no? 100 Siamo. euro, 150 Ma anche euro. meno. Ma sì, beh, se trovi delle. C'è stata una concorrente che ha partecipato con un pattino che credo sul mercato non valga più di 25 Ecco, euro. infatti. Quindi c'è una possibilità di calibrare la spesa in base proprie tasche di divertirsi comunque. Questi sono naturalmente pattini da gara e qui Mattia vediamo Luconi. Mattia Luconi che in questo momento è al comando, dietro di lui Emanuele Radice, più staccato Giulio Gallinelli. Siamo sulla testa della corsa che si avvicina ormai a Bolzano. Guardate anche qui i segni di qualche caduta sulla gamba di Mattia Luconi, dietro di lui Emanuele Radice. Ecco qua, Che queste bel sono le graffio. conseguenze, insomma. D'altronde, questo è un L'asfalto che si atleta di mangia un alto po' di pelle. livello e non mette le protezioni. Il consiglio è che se si vuole mantenere la propria incolumità nelle piccole inevitabili cadute che ogni tanto capitano, una bella protezione risolve tutto. Dopo, chiaramente, atleti di alto livello preferiscono dare al look l'importanza maggiore. Eugenia Bicciugova in quarta posizione dietro Luconi, Radice e Gallinelli ha abbandonato la compagnia maschile e se ne va tutta sola. Evidentemente ha la misura di se stessa, capisce che può arrivare tranquillamente e anche bene al traguardo. Ed ecco l'arrivo: Mattia Luconi, Emanuele Radice, Giulio Gallinelli in quest'ordine, quasi abbracciati i primi due, più staccato Gallinelli. 3 ore e 38 primi, oltre 25 km orari la media. Ed ora le interviste del dopocorsa nell'ordine: Luconi, Radice e Gallinelli. È stata una bella gara grazie al mio compagno che mi ha aiutato, siamo arrivati insieme, spero di tornare l'anno prossimo e fare ancora un bel risultato. È stata dura, insomma, è impegnativo, 100 km sono tanti e sulle ruote si sentono parecchio. Purtroppo non sono riuscito ad arrivare insieme ai primi due perché sono rimasto indietro e ho recuperato e ho pattinato gli ultimi chilometri da solo. È stata dura e anche il fondo stradale non era dei migliori, però diciamo che pensavo peggio. Ed ecco l'arrivo di Eugenia Bicciugova, la prima delle donne, ma anche la prima di coloro che hanno utilizzato gli skiroll. 3 ore e 50 minuti, quarta assoluta, 12 minuti dal primo. Quando all'inizio mi hanno detto 100 km, oddio, no, 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 perché mai ho fatto anche con sci, mai ho fatto la mia vita 100 km. Ho detto ok, provo. È molto bello, molto bella, è bella esperienza.
Onori ai primi, ma una citazione anche per gli ultimi, visto che quasi tutti coloro che sono partiti da Rovereto hanno portato a termine questi 100 chilometri, gli ultimi. Allora, insieme sono arrivati Francesco Chiodi e Luca Perger, atleti di Casteldario in provincia di Mantova, e Giuseppe Carnoval, un concorrente di Lecco, in 7 ore e 17 minuti. Con questa ultima notazione abbiamo concluso. Grazie a Max per essere stato con noi. Da Bolzano è tutto, linea a Roma.